Ragazzi, buon Monday e bentornati incredibile nella Sus Run con il nostro Sus incredibile su Elden Ring. Allora, io non mi ricordo, conviene entrare nella capitale da dove abbiamo eliminato quel tizio a cavallo o dal centro? Ricordo male che si entrava nella capitale pure dal centro, andiamo un po' a vedere. Mi piacerebbe tantissimo almeno prendere le armi leggendarie, poi ci sarebbe da fare la missione di Rani, ragazzi, a voglia, cioè... Questa run, diciamo che è stata un po' così, un po' Sus. Ah, ok, è sparito lo scarabeo. Vedi, mi ricordavo malissimo, qui non c'è niente. Come ho detto, ragazzi, mi ricordavo veramente male. Chissà perché mi era presa l'idea che si poteva entrare al portone principale. Boh, vabbè, perdonate la mia confusione Sus. Allora, qui con lui ci abbiamo parlato l'altra volta. Allora, io voglio sicuramente prendere un'arma Sus, la lancia Sus, che si trova sulla coda del drago, che poi sarebbe la versione piccola di quella gigante lì. Questa è una delle scene più belle del The Ring. Se io penso che nella mia prima run ci ho messo una vita a esplorare tutta la capitale, mamma. Questa è un'area veramente pazzesca e assurda, per non dire qualche altra cosa. Quindi sarà veramente divertente da esplorare. Allora, cerchiamo di andare con molta cattiveria contro queste creature Sus, perché... Ok. C'era un altro? Ok. Meno male che gli spacchiamo l'equilibrio con un colpo. No. Non credo proprio. Perfetto. Molto bene. Beccati un po' di ghiaccio, va. Oh yeah. Si può periare sta affare, proprio. Boh. Sai che non lo so se si può periare. Non credo di aver mai fatto peri a questa creatura. Ora voi direte, ragazzi, tu ti ricorderai perfettamente la strada di questo posto incredibile. Ok, quest'uomo ha un'agilità sovrumana, devo dire. Non ho mai visto fare una cosa del genere. Ok. Ok. Ah sì, lì c'è il gargoyle, quello mezzo morto. Allora, per carità, io mi metterei a esplorare tutto, però c'è una parte di me che mi dice: ma perché non fai un bello schippone Sus? Ah, lì c'è quell'affare mezzo morto. Quante frecce ci serviranno per farmare? Non ne vale la pena. Opla. Ok. Va bene. Eliminiamo questa creatura. Vabbè, io avrei fatto una cosa un po' più Sus, però non fa niente. Io tra l'altro non mi dico... Oh no, è vero, c'hanno loro qua. I nemici più forti di The Ring. Ok, scendiamo. No, dai. Ok, infatti. Non posso fare i parry, cosa? Ah, perché sono sull'ascensore? Vabbè ragazzi, dai su, non scherziamo. Ecco fatto. No, no, non farai i tuoi trucchi da profumiera, Sus. No, no, no. Mamma mia. Lo sapevo, mamma mia. Campione. Che campioncini che siamo, ragazzi. Ah. Mamma mia, quanto è duro questo. Lancia contro lancia, però è... fratellino mio. Mi ha targettato quello sbagliato. No! Ok. Secondo me ne è valsa la pena? Assolutamente. Una cosa me la ricordo di questo posto Sus, che c'era un avatar dell'albero madre a bloccarmi il passaggio. Lo sapevo. Simpaticone. Bene, il piano ha funzionato. Allora, io direi di scappare alla velocità della luce, ragazzi, proprio tranquillamente. Eh sì, me lo ricordavo la tua presenza, amico. Però io ti skipperò malissimo. No, dai, non rovinarmi i miei piani. Oh, grazie. Perfetto.
Molto bene, piano lucino. Perfetto. Eccoci qua. Ecco, una botta alla volta e facciamo notte. Eccolo qua, 1, 2. La beutina, scappiamo alla grande velocità della luce. Ah, è morto? Perfetto. Okay. Molto bene, andiamo avanti. Oh, qui ci sono loro, i nostri amici. Che poi, secondo voi, quanto danno faremo a questi affari in dual? Adesso voglio testare la potenza delle dual contro i nemici della capitale. Sicuramente gli faccio più danno, però. Ah! Come dire? Come dire? Diciamo che mi ha stupito, però non ne vale assolutamente la pena. Mi è piaciuto come l'ha infilzato, quello devo dire che è stato notevole. Se possiamo fare un po' di skippino tattico, io skipperei tutto, no? Che dite? No? Vabbè, avrei schivato, però non fa niente. Oh, bla bla bla. E siamo morti. Troppo bello il fatto che possiamo vedere tutta la città e stiamo passando su un dannatissimo drago assurdo morto. Vi prometto, ragazzi, che farò un'esplorazione off camera. Più che altro sono obbligato da una parte a farla, perché quest'area cambierà tantissimo quando noi poi sconfiggeremo il gigante di fuoco. Quindi, se non ricordo male, non cambia niente se elimino Morgoth, giusto? Lo ricordo molto molto male. Allora io vi farei un backstab di quelli proprio assurdi, pazzeschi e incredibili a questo, eh. E si va via. Non ci provate. Via via via, state lontani da me. Allora, se non sbaglio non manca tanto, perché adesso ci dovrebbe essere lo spirito di Godfrey, incredibile, pazzesco e assurdo. Ecco qua. Questo che faceva? Ah, aprivo il portone sotto. Ok. Perfetto. Ah, è vero, c'era il portone, perché lì c'era, se non sbaglio, il vestitino dell'NPC che abbiamo eliminato alla tavola rotonda. Beh, là sotto ci vorrei andare però a esplorare. Intanto abbiamo aperto il falò qua, quindi io direi che la possiamo fare. Lì c'è il gargoyle, che sinceramente sus. Però io vorrei andarci là dentro. Non mi pare che c'erano delle sorprese sus, no? Ricordo molto molto male. Andiamo a prenderci un bel vestitino, eh? Questa scena qua, che è una versione della tavola rotonda, identica alla tavola rotonda, è incredibile. Perché mi ricorda, per chi ha giocato Bloodborne, vedi, mi ricordavo c'era questo set assurdo di Albrecht, incredibile. Per chi ha giocato Bloodborne e ha scoperto il segreto che c'era di Bloodborne, che era molto simile a questa tavola rotonda 2.0, ma in versione Bloodborne, io mi ricordo rimasi senza parole. Più alto perché in Bloodborne era veramente nascosto. E chissà, sa, in Dark Souls 3 c'è una roba simile, nascosta, quando dovevi ammazzare il Gundyr versione vera, mi ricordo, no? Ah, c'era un foro qua dentro, vi giuro che non mi ricordavo questa cosa, ad esempio. Questi giuro che li prenderò tutti questi dipinti, per adesso aspettano, però. Poi il vestito di Alberich non sarebbe male, però non so quanto ci vedrei sus, lo sai? Non mi piace che i capelli si distruggono col colletto del vestito, però lo sai che così sus non è niente male. C'ha le pietre rosse, come rosso i capelli di sus, oh, ma lo sai che non è male per niente così? Allora, Sus lo vedo un po' distratto oggi, però mi sta facendo uno sguardo di, come dire, accetto questo vestino Sus. Diciamo che è il gargoyle, come dire. Lo possiamo eliminare in un altro momento. Se non sbaglio, là sopra c'era il Colosseo Sus. Allora io vorrei mettere questa. Io direi di skippare tutti questi simpatici amici di Sus, tutti erbosi, tutti fiorellini, quanto sono carini, eh?
gli amichetti di merenda di Sus. Vedi che c'hanno tutte le piante in testa. Via, 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 via. Siete bellissimi, ma magari un'altra volta, eh? Allora, secondo voi, come andrà questo sconto di cui non mi ricordo... Oddio, un po' me lo ricordo, dai, Fonda e Godfrey, versione low budget, quindi. Dovremmo farcela. Allora, non mi ricordo se il ghiaccio fa niente contro gli spiriti. No, non mi fa niente. Vabbè. Eccolo qua. Godfrey, tesoro. Mi sei mancato, bimbo. Mi sei veramente mancato. Non mi ricordo sinceramente il booster che faceva, eh. Penso si possa congelare uno spirito, infatti. Ok. Mamma mia, quanto è bello Sus con la coroncina e questo vestitino tutto rosso e Sus. Ah, Godfrey, hai visto che fine hai fatto? Sei stato distrutto con intelligenza e incantesimi draconici del vostro Sus. Quindi alla faccia tua, Godfrey, che sei uno spirito dorato. E io di dorato c'ho l'armatura che vale più di te. Nelle prossime episodi pure la lancia leggendaria incredibile. Morgoth, preparati, perché Sus arriva. Damn. Non è stato semplice, lo ammetto. È stato molto più difficile del previsto. Assolutamente Morgoth lo faremo nel prossimo episodio. A questo punto, finalmente ne abbiamo 4. Io mi metterei questa. Io vorrei fare un'ultima cosa, se ci riusciamo. Eccola lassù l'arma leggendaria. Però, come dire, la strada sarà più difficile del previsto. Ok. Molto bene. Importante è crederci, fratello. Oppla. No. No, non ci si arrivava così. Ci si arriva dall'alto, ma non mi ricordo sinceramente mai nella vita come ci si arrivava. Quindi, mannaggia, lo faremo nel prossimo episodio. Ragazzi, prossimo episodio. Sconfiggeremo Morgoth e faremo un'esplorazione su, prendendo anche l'arma leggendaria. Spero che l'episodio sia venuto abbastanza lungo, perché ho poco tempo. Però volevo registrare oggi un Elden Ring tattico incredibile. Ragazzi, Sus ha detto la sua sull'armatura e quello che è successo. Direi che per questo episodio incredibile può finire qua. E poi, con voi, ci vediamo alla prossima.